Ma pure 27 milioni. Ebbene sì, signori, l'abbiamo testata, l'abbiamo appunto provata direttamente in live. Riusciamo a shottare Duriel, magari manca un pezzettino di vita delle volte quando non riusciamo a procreare tutto il danno, ma si riesce a fare. Diventiamo utili e soprattutto Duriel diventa una cazzata colossale, si fa velocissimamente. Sì, mi è piaciuto abbastanza. Quindi andiamo a vedere bene come funziona questa build nel dettaglio e quello che potreste andare a migliorare per cercare appunto di ottimizzare il vostro output damage. Questa è la rogue build che attualmente stiamo utilizzando. Come vi ho detto nel video precedente, non avrete bisogno di fare un cambio netto di tutte le abilità e soprattutto i paragon points e soprattutto il gear. No, ragazzi, ci saranno soltanto tre pezzi del gear che dovrete andare a cambiare istantaneamente e andare a cambiare solo un'abilità, cioè a posto di mettere occultamento metterete clone d'ombra. Questa è la miglior cosa che voi possiate fare per attuare questa build, perché la build si basa tutto, come vi dicevo appunto nel video precedente, sugli stivali della bestia caduta. Questo è importantissimo da comprendere, perché più energia massima avrete, più ne consumerà la nostra ultra e più danno in percentuale noi faremo. In questo caso l'1,1% per ogni energia appunto consumata. E questo è il punto, voi dovete cambiare soltanto tre oggetti e quindi dovrete avere in questo caso i T-Bolt, perché verranno attivati grazie al clone d'ombra, diventeremo inarrestabili grazie al secondo perk che andremo a inserire, andremo a mettere appunto gli stivali della bestia caduta per poter proccare il nostro danno in quanto noi andiamo a consumare l'energia e andremo a utilizzare il talismano del signore esiliato appunto perché dopo aver utilizzato 300 la nostra risorsa primaria andremo a applicare sopraffazione. In più quel danno a sopraffazione aumenterà il nostro danno del 120%, quindi un potenziale incredibilmente alto. Quindi cosa faremo? Come detto ieri, passeremo ai nostri 300 qui di risorsa principale, andremo a mettere lo Shadow Imbument, andremo a staccare la nostra i nostri danni critici grazie appunto a precisione, e poi una volta arrivato il boss quello che dovremo fare sarà semplicemente utilizzare clone d'ombra, tiro rapido e appunto vedere quello che riusciremo a fare. Stack di precisione, bam e bam. Avete visto il danno che abbiamo fatto? È immenso! E pensate che potete ancora aumentarlo. Questa cosa va fuori dal normale. Ma perché risuccede tutto questo? Perché riusciamo ad aumentare, vedete, il nostro danno da sopraffazione. E quando riusciamo ad applicare la sopraffazione facciamo botte da 20-27 milioni. Incredibilmente potente questa build. Infatti quando andate da Duriel potete shottarlo, o perlomeno dipende sempre da quanto danno riuscite a fare in quel momento, dal vostro gear, da tutto come avete settato per poter fare più danno possibile. Io in questo caso ho dei guanti che ci permettono di avere anche più 4 in tiro rapido, ma anche più 3 in tiro penetrante, in modo tale da non fare mai lo switch della build. Quindi come vi dicevo è possibile, si può far malissimo ai boss adesso anche con un'unica build. Testata nei Nightmare Dungeon, nelle cripte ieri, per riuscire a fare anche cripte di livello alto. Abbiamo fatto una cripta di livello 99 ieri, portata con successo al termine, e abbiamo anche portato con successo il nostro Duriel a casa. Infatti vedete qua, abbiamo due cuori di Selig. Quindi mi auguro che tutti i rogue all'ascolto possano finalmente divertirsi con una build che non avrà bisogno di fare questi cambiamenti incredibili. Testata, provata, funziona e sono contentissimo di come va. Quindi signori, se questo video vi fosse stato utile, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi niente di questo genere. Grazie a tutti per aver seguito questo video, da Darkron è tutto e ci vediamo in un prossimo. Ciao!